Ringrazio tutti quanti di essere qui presenti, tocca a me rompere il ghiaccio con la prima presentazione. Questo seminario di cultura ambientale si intitola Strumenti di gestione ecoefficiente nell'industria e in agricoltura. Ecco, la nostra presentazione è di un lavoro che riguarda la prima parte, cioè nell'industria, quindi strumenti di gestione ecoefficiente nell'industria. Io presenterò brevemente questo lavoro che si configura nella locandina del programma in lingua inglese, perché c'è un po' una storia, nel senso che questa è un'attività che non è la nostra attività primaria, perché noi ci occupiamo di istruttoria evidentemente, ma anni fa ci è stata chiesta dall'editore del giornale Of Chemistry, che voleva fare uno special issue, c'è un'edizione speciale sui catalyst adsorbent, cioè sulle i catalizzatori, gli assorbitori di inquinanti. Noi avevamo fatto già in passato dei lavori sugli ossidatori termici, che sono dei dispositivi endopipe, cioè che sono allo scarico, all'uscita degli impianti chimici e delle raffinerie in alcuni casi. E quindi abbiamo pensato bene di accettare questa proposta. Abbiamo fatto il lavoro e dopodiché però lo special issue, che aveva già un impact factor molto basso di 0,62, proprio perché è una cosa specifica che non leggono tutti, non è andato in porto, per cui quel lavoro è rimasto un po' così, cioè non aveva visto la luce. Allora poi l'editore ci ha chiesto di ridurlo per metterlo direttamente sul Journal of Chemistry, che è una rivista molto più letta, però dove chiaramente gli articoli devono essere più sintetici. Quindi abbiamo fatto un lavoraccio per risintetizzarlo e quant'altro, e se non che poi non abbiamo trovato spazio nemmeno lì, perché così come ce l'avevano fatto ridurre, era talmente inzeppato di dati che era illeggibile. Anche l'editore adesso ce lo metterà sull'enciclopedia, che è ancora meglio, quindi poi alla fine vedrà la luce. Nel frattempo c'è questa opportunità, quindi diamo un'anteprima oggi del lavoro che è stato fatto con i colleghi che trovate qui scritti, l'ingegner Di Marco, che con me coordina le attività di supporto tecnico alla commissione PPC, noi seguiamo la parte impianti chimici e raffinerie, lui segue la parte centrale acciaierie, e gli altri colleghi che hanno collaborato, che trovate qui scritti, il dottor l'ingegner Carlucci, che mi aiuterà nella presentazione, ma anche l'ingegner Bonaiuti, l'ingegner Manuzzi e la dottoressa Dong. È un gruppo di persone che lavora qui in ISPRA e che si occupa di analisi istruttorie per quanto riguarda le attività di rilascio delle AIA e di gestione delle AIA, che sono le autorizzazioni integrate ambientali, per gli impianti IPPC. Vediamo un attimo l'indice. Sostanzialmente noi toccheremo dei punti, ecco, li vedete qui, una parte dell'introduzione alle AIA, chi non, diciamo, ancora non lo sa, ma insomma spenderò poche parole, e poi parleremo della questione degli inquinanti, rilascio degli inquinanti in aria e quindi dell'abbattimento dell'inquinamento, che diciamo, è un tema all'ordine del giorno nel nostro paese, in Europa ma anche nel mondo. E per parlare poi delle BAT, le Best Available Technology, cioè le migliori tecnologie disponibili. Io ce l'ho un po' nel cognome, le BAT, perché mi chiamo Battistella, quindi ero già predestinato evidentemente a questa cosa, e quindi vi dirò qualcosina. Poi entreremo nel merito invece del lavoro che è stato fatto, e quindi parleremo proprio di questi trattamenti che si fanno nelle raffinerie, negli impianti chimici, e entreremo anche nel merito delle metodologie che sono applicate, e quindi i sistemi di absorbimento, di adsorbimento, con delle conclusioni. Ecco, per quanto riguarda l'introduzione alle AIA, voi sapete che in Italia, come anche in Europa, cioè è stata recepita la direttiva IPPC per alcune tipologie di attività che vengono svolte in insediamenti produttivi. E quelle che sono di rilievo nazionale, che sono le raffinerie, gli impianti chimici, le centrali termiche, le acciaierie e gli impianti in mare, sono soggette al rilascio di un'autorizzazione che diciamo, salvaguardia il controllo dell'inquinamento alla fonte, cioè dove viene immesso nell'ambiente.
E quindi su questo, in questo campo l'AIA garantisce che c'è stato un'analisi ed un controllo di questi punti di emissione fino ad arrivare all'individuazione dei limiti emissivi di quelli che sono considerati inquinanti. Quindi c'è uno screening delle attività e queste analisi fanno sì che non ci siano black box, cioè possiamo dire ad oggi che tutte le prime AIA nazionali sono state rilasciate. Noi sappiamo tutto quello che avviene in questi impianti, quindi come vengono rilasciati eventualmente inquinanti, autorizzati sotto certi limiti e quant'altro. Il discorso è ampio, diciamo che di questi impianti nazionali ce ne sono circa 180, cioè giù di lì, poi ci sono quelli regionali che sono molti di più perché sono 2000 e passa, ma quelli diciamo non ce ne occupiamo noi. ISPRA che fa? Fa il controllo pianifica i controlli su questi impianti una volta autorizzati attraverso il rilascio dei piani di monitoraggio e controllo, questo lo fa di legge, ma supporta anche la commissione nelle analisi istruttorie e quindi redige le famose schede, le relazioni istruttorie, partecipa ai gruppi istruttori, partecipa alle conferenze dei servizi fino al rilascio supportando i commissari. Questa attività, diciamo, per quanto riguarda i macro inquinanti, cioè i grandi inquinanti, e quindi gli NOx, gli SOx, le polveri e il CO, ha comportato per il semplice rilascio delle AIA l'abbattimento degli inquinanti che vedete in figura. Quindi si tratta di abbattimenti rilevanti. Questa figura riguarda le raffinerie e quindi vedete che un grande taglio è stato dato agli SOx, ma anche agli NOx e agli altri macro inquinanti. Quindi ci sono effetti benefici per l'ambiente. Questi sono dati che vengono dall'annuario dell'ISPRA, noi ogni anno li pubblichiamo perché questo è un macro indicatore chiaramente. E l'altro che vi voglio mostrare, che invece diciamo, l'abbiamo rappresentato in verticale, non so perché, però è così, riguarda gli impianti chimici, dove anche qui vediamo come c'è stato un grosso abbattimento di questi macro inquinanti. Quindi questo per far capire come poi attraverso le autorizzazioni si pulisce l'ambiente, che poi è il compito nostro, cioè di proteggere l'ambiente. Quindi c'è un effetto diretto importante nell'aria che respiriamo. Io adesso qui non voglio entrare nel merito, però la nostra presentazione di oggi non riguarda i macro inquinanti, ma riguarda altri tipi di inquinanti che sono diciamo pure presenti e che meritano l'attenzione. Questo schema colorato fa vedere la procedura entro cui ISPRA collabora con il Ministero, cioè con la Commissione IPPC che è insediata presso il Ministero, con le varie fasi in cui noi entriamo nel merito, che io un po' vi ho già accennato, in particolare utilizzando le migliori tecnologie, le famose BAT, che è quel quadratino che vedete lì in rosso, diciamo, che ci vengono dall'ufficio IPPC che sta a Siviglia, che è dell'Unione Europea e che le scrive, le pubblica e noi le dobbiamo applicare. Le BAT ci danno le tecnologie di riferimento, le migliori che si utilizzano in Europa, per cui un impianto di questo tipo che sta in Europa, sostanzialmente o sta in un paese o sta in un altro, deve adottare queste tecnologie per contenere i limiti al di sotto dei valori di legge, perché i valori di legge non si possono comunque superare, ma noi vogliamo essere più virtuosi, cioè vogliamo scendere sotto i valori di legge grazie a queste migliori tecnologie. È chiaro che l'applicazione di queste tecnologie ha anche una ricaduta non solo per quanto riguarda gli impianti e il nostro paese, ma rende è anche commerciabile evidentemente all'estero, perché queste cose servono. Servono anche perché permettono agli impianti di poter continuare a lavorare senza inquinare l'ambiente oltre certi limiti e diciamo hanno anche una importanza dal punto di vista della possibilità di incidere proprio sulla protezione dell'ambiente, perché questi impianti stanno spesso in poli petrolchimici o siti industriali
industriali fortemente inquinati, dove effettivamente l'ambiente è stato messo a dura prova. Sono dei malati gravi molte volte, quindi con questa tecnologia si può intervenire restituendo all'ambiente la sua originalità. Chiudo perché voglio lasciare la parola all'ingegner Carlucci per la parte specifica, dicendo che appunto questo lavoro che è stato fatto non riguarda i macroinquinanti ma i microinquinanti, cioè le sostanze che vengono emesse da questi impianti nonostante l'abbattimento dei macroinquinanti, e sono le sostanze che sono scritte nell'allegato 1 alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 che e successive modifiche, che è il testo quadro dell'ambiente in Italia, e quindi sono le cancerogene come l'amianto, come il mercurio, eccetera. Sono i cosiddetti VOC o COV, composti organici volatili, secondo me impropriamente, perché guardate che i VOC ci sono anche quelli buoni, quelli antropogenici, ci sono quelli della natura, del bosco, però ci sono anche quelli di impianti chimici e quelli fanno male. I VIC, cioè i composti inorganici volatili, quelli che io chiamo PIC, cioè le polveri inorganiche, i composti polverosi inorganici, le polveri, ecco, quindi si tratta di sostanze che escono comunque dai camini e che sono regolamentate e devono essere poste sotto controllo. Quindi quando non ci stiamo dentro, che si fa? E si mettono queste specie di marmitte catalitiche, marmittoni catalitici molto grandi, fatti in una certa maniera, va bene, che possono essere o termici o possono essere chimici, quindi tipicamente catalitici o quant'altro. Quindi è un po' questo il lavoro che è stato fatto, e l'abbiamo fatto attraverso uno screening di tutta l'industria italiana, quindi in questa presentazione trovate i dati di tutta l'industria italiana assoggettata ad AIA, di cui, proprio perché sappiamo tutto, è facile fare un confronto trasversale per sapere a che livello sta questa tecnologia nel nostro paese. Quindi questo è un po' il valore di questa presentazione e di questo lavoro che è stato fatto, che poi adesso vi cerchiamo di presentare. Lascio la parola all'ingegner Carlucci, che ha collaborato molto insieme con gli altri a questo lavoro e che quindi secondo me meritava anche di fare questa presentazione con me. Allora, ringrazio l'ingegner Battistella per le splendide parole. Mi presento un attimo, sono Carlo Carlucci e collaboro con l'ingegner Battistella e l'ingegner Di Marco come supporto tecnico alla commissione IPPC-AIA del Ministero. Dopo l'introduzione dell'ingegner Battistella, entriamo un attimino di più nel merito di quelle che sono queste emissioni in atmosfera di cui stiamo parlando. Visto che avevamo detto che l'avremmo fatto nell'ottica delle BAT, una prima definizione che si può dare di queste emissioni in atmosfera proviene proprio dal BREF, che è un documento di riferimento che contiene le BAT, sul monitoraggio. Il BREF sul monitoraggio distingue tre tipi di emissioni in atmosfera: le emissioni convogliate, che sono classicamente quelle che si immaginano generalmente dai camini, dalle ciminiere, e che prevedono un'identificazione della fonte, l'ubicazione e il dimensionamento del punto di emissione, le caratteristiche chimico-fisiche e quantitative dell'emissione stessa e la definizione di tutti gli inquinanti presenti in quell'emissione. Un secondo tipo di emissioni in atmosfera sono le emissioni eccezionali, che sono quelle che derivano in caso di malfunzionamento grave o in caso di incidenti, e sono delle... Si sente? E sono un tipo di emissione difficilmente controllabile, proprio perché non prevedibile. Ci sono poi le emissioni non convogliate, che sono quelle che interessano un pochettino di più, perché si distinguono in diffuse e fuggitive. Le emissioni fuggitive sono quelle che derivano dalle interconnessioni, flange, raccordi, saldature, pompe, compressori, e anche quelle sono controllabili, anche se con una metodologia che non è argomento oggi di discussione, ma difficilmente gestibili a valle. Mentre le emissioni diffuse, che sono quelle proprio intrinseche della tipologia di unità di processo che si va ad analizzare, ecco, su quelle spesso e volentieri si va ad intervenire per incanalarle e riuscire ad abbattere degli inquinanti che altrimenti non sarebbero gestibili.
proviamo a pensare, per quanto riguarda le raffinerie, gli impianti chimici, ai serbatoi di stoccaggio. I serbatoi di stoccaggio che contengono soprattutto sostanze organiche devono essere eserciti sotto determinate condizioni e di temperatura e di pressione, altrimenti si va a rischio di incidente grave. Questo prevede uno sfiato in atmosfera di uno spazio di testa del serbatoio che è certamente ricco di composti inquinanti. Questo sfiato generalmente era effettuato in atmosfera. Convogliandolo, questo sfiato può essere trattato. Quindi, sulla base di tutto quello che è stato fatto nelle AIA finora rilasciate su tutti gli impianti chimici e raffinerie in AIA nazionale, è stata fatta, come diceva l'ingegnere Battistella, un'analisi di quelli che sono i sistemi di trattamento più utilizzati per i gas di coda. Tutto questo perché? Perché l'evoluzione normativa, che spesso corre più velocemente di quella che è l'evoluzione industriale, impone ai gestori degli impianti l'adozione delle BAT. Le BAT sono le Best Available Technologies e sono le migliori e più avanzate tecnologie di processo disponibili in tutta Europa. Ragion per cui il gestore va ad applicare queste tecnologie sull'impianto con lo scopo di traguardare determinati obiettivi. Cosa sono le BAT? Come ho detto prima, sono le migliori e più avanzate tecniche di processo disponibili e sono racchiuse all'interno di dei documenti di riferimento che vengono emessi dalla Commissione europea e contengono tutta la parte descrittiva riguardante le tecnologie e tutta una parte, vogliamo dire, virgolettando, prescrittiva, che impone dei valori limiti sotto determinate condizioni di processo. I BREF si possono dividere in verticali ed orizzontali. I BREF verticali sono i BREF riferiti a una tipologia particolare di produzione, ad esempio il BREF sulle raffinerie, mentre ci sono i BREF orizzontali, che sono quei BREF che sono intersettoriali, quindi analizzano un pochettino tutta la situazione industriale ed impiantistica. All'interno dei BREF ci sono i rimandi l'un l'altro per determinate cose. Quello che è il BREF che ci interessa oggi è il BREF Common Wastewater and Waste Gas Treatment, che è quello che tratta un po' i sistemi di abbattimento sia per i gas negli end of pipe che per gli scarichi idrici. In particolare sono stati analizzati quattro sistemi di abbattimento che sono quelli un po' più diffusi all'interno delle raffinerie e dell'industria chimica in Italia, e sono i sistemi di dispositivi di ossidazione termica. Sono quei dispositivi in cui avviene l'ossidazione del gas di coda attraverso l'aggiunta di ossigeno, quindi di aria, riscaldati per raggiungere una temperatura superiore alla temperatura di autoignizione. Il sistema di ossidazione catalitica, che è il punto 2, è simile nella tecnologia a quello di ossidazione termica, con l'aggiunta che l'utilizzo del catalizzatore permette di abbassare il punto di autoignizione, quindi raggiungere più facilmente la temperatura di distruzione di questi composti. E poi ci sono i sorbents, gli sistemi di adsorbimento, che sono sistemi che praticano il trasferimento dell'inquinante da una fase gassosa su una superficie solida, ad esempio i carboni attivi o le zeoliti, e i sistemi di assorbimento, in cui il trasferimento dell'inquinante avviene dalla fase gassosa alla fase liquida. Analizzando quelli che sono i contenuti del testo unico dell'ambiente, il 152, ci si accorge che il 152 non va ad analizzare specificatamente i sistemi di abbattimento, ma fornisce dei valori limite negli allegati alla parte quinta, che sono specifici per inquinante o per tipologia di processo, ma non entra nel merito di quali possano essere gli obiettivi traguardabili con i sistemi di abbattimento. A questo punto l'analisi passa alla BAT, che invece va a specificare su ogni sistema di abbattimento che cosa deve avvenire per traguardare determinati obiettivi. E qui abbiamo una descrizione abbastanza stringata di quelli che sono i contenuti per i quattro sistemi di abbattimento analizzati all'interno dei BREF. Facciamo una velocissima illustro velocissimamente il fatto che l'ossidazione termica e catalitica ovviamente
trattandosi di dispositivi di ossidazione, vanno ad agire su composti organici, classicamente sui VOC. Il wet scrubbing, che è la tecnologia più adottata per i sistemi di assorbimento, va a trattare i VOC, ma soprattutto i composti inorganici, parliamo ad esempio di cloro, fluoro, acido cloridrico, l'ammoniaca anche in taluni casi, con l'utilizzo di un liquido di lavaggio appropriato, che può essere l'acqua, ma possono essere anche soluzioni acide o soluzioni basiche, mentre l'assorbimento agisce molto bene sul VOC, sulle sostanze odorifere, perché gli odori stanno diventando sempre di più una faccenda da analizzare anche per quanto riguarda l'industria, le diossine e il mercurio, che è l'unico metallo che è sensibile a questo tipo di sistema di abbattimento. Quali sono i vantaggi nell'utilizzare questo tipo di sistemi di abbattimento? Il fatto che in ognuno c'è una possibilità di recuperare qualcosa. In alcuni c'è la possibilità di recuperare l'inquinante stesso. I VOC sono degli ottimi combustibili. Il recupero dei VOC come materia prima o come combustibile permette un efficientamento energetico molto, molto avanzato, perché permette di andare a risparmiare su quelle che sono invece le risorse in ingresso all'impianto. Mentre per quanto riguarda ossidazione termica e catalitica ci può essere un recupero di energia molto importante. L'articolo 29 sexies del 152, così come modificato dal recentissimo decreto 46 del 2014, dispone che l'autorità competente debba fissare dei valori limite di emissione nelle AIA che siano coerenti con l'applicazione delle BAT. In che modo? O fissando gli stessi limiti di BAT e assicurandosi che essi non vengano superati, oppure fissando valori limite di emissione diversi da quelli imposti dalle BAT in termini di tempi, di valori stessi e di condizioni, a patto che l'autorità competente stessa verifichi che nelle condizioni di normale esercizio dell'impianto i limiti di BAT non vengano superati. E qui vediamo quelli che sono i limiti che le BAT su questi quattro tipi di sistemi di abbattimento danno per l'abbattimento di alcuni inquinanti, quindi i BREF non analizzano tutto lo spettro di inquinanti che possono essere presenti. Qua sono elencati vantaggi e svantaggi di ognuna, non mi metto a sottolinearli tutti quanti uno per uno perché sarebbero troppi, finiremmo veramente troppo tardi. Vorrei passare invece a quelli che sono i valori limite messi nelle AIA. Per ognuno di questi è stato raggruppato, quindi sono state analizzate tutte le installazioni, le 62 installazioni PPC divise tra impianti chimici e raffinerie già dotati di AIA, per un totale di 127 sistemi di abbattimento end of pipe già installati, alcuni impianti ne installano più di uno ovviamente, al fine di rappresentare un po' quelle che sono le condizioni operative attuali, sempre virgolettato, perché c'è da considerare che a valle del rilascio della prima AIA si sono succeduti modifiche che possono essere non sostanziali o sostanziali dell'impianto, riesami dell'autorizzazione, aggiornamenti delle BAT che portano a un miglioramento sempre continuo. E qua si possono vedere quelli che sono i limiti per gli inquinanti più diffusi nelle varie categorie IPPC che vedete a sinistra, quindi non è stato riportato il singolo impianto ma la categoria. Per i vari sistemi di abbattimento, questo è l'assorbimento e via dicendo. E qua graficamente, che forse è più immediato, si vede quelli che sono gli inquinanti più diffusi, è classicamente quelli che ci si aspetta, perché per quanto riguarda gli ossidatori catalitici ci si aspetta un utilizzo massiccio per quanto riguarda le sostanze organiche. Dagli ossidatori termici ci si aspetta un'emissione di NOx, perché è una combustione, quindi sono basse, però ci sono. E così via per gli altri sistemi di abbattimento. Volevo far notare che per quanto riguarda i wet scrubber, gli inorganici sono molto bassi come valore limite, quindi vuol dire che il sistema di abbattimento in realtà fa il suo lavoro. La diffusione negli stabilimenti chimici e raffinerie in Italia, in AIA nazionale, è un po' quella rappresentata dei sistemi di abbattimento, è un po' quella rappresentata qua in figura. Quindi vediamo un fortissimo utilizzo di sistemi di assorbimento e un più ridotto utilizzo di ossidazione catalitica. I sistemi di assorbimento e absorbimento sono quelli più diffusi.
rispettivamente il 54 e il 30% di tutti i sistemi di abbattimento utilizzati. In particolare, facendo una differenziazione fra le due tipologie, impianti chimici e raffinerie, vediamo che gli impianti chimici utilizzano preferibilmente sistemi di assorbimento, e questo ce lo aspettiamo perché parliamo di sostanze inorganiche, quindi cloro, acido cloridrico, ammoniaca, e il sistema di assorbimento è ovviamente più efficiente su questo tipo di emissioni, mentre per le raffinerie abbiamo un massiccio utilizzo dei sistemi di assorbimento, essendo le raffinerie degli impianti che per loro natura trattano organici. I sistemi di assorbimento, dicevo, sono i più diffusi rispetto al numero totale di dispositivi installati e sono essenzialmente utilizzati per l'abbattimento delle sostanze inorganiche. Scusate, gli scrubber ad umido sono, si lavano i fumi praticamente. Sì, il fumo viene fatto gorgogliare all'interno di una corrente d'acqua che cade verticalmente, di acqua, soluzione acido alcalina che cade verticalmente, gorgogliando per via chimica l'inquinante passa, se l'inquinante è acido passerà con una soluzione basica, evidentemente nella parte più basica, proprio per reazione chimica. Per quanto riguarda invece i VOC, che sono gli inquinanti un po' più, diciamo, più trasversali di tutti quanti gli impianti raffinerie chimici, quello che è la tecnica più utilizzata sono i sistemi di assorbimento, quindi zeoliti e carboni attivi. Perché? Perché sono i sistemi di abbattimento più flessibili, perché sono quelli che hanno minor costo di installazione, hanno minor necessità di manutenzione, durano più tempo, sono più facilmente gestibili e sono quelli che hanno minori effetti cross-media, perché l'ossidazione termica e catalitica, come abbiamo visto, genera un'emissione di NOx, quindi da una parte io abbatto un inquinante, ma dall'altra parte, sebbene in misura minore, ne genero un altro. Sono filtri sostanzialmente questi. I filtri invece hanno come unica controindicazione il fatto di dover essere gestiti come rifiuti poi a valle, ma quello è un effetto cross media più gestibile. In conclusione, dicevamo che l'applicazione delle BAT alle emissioni di inquinanti in atmosfera permette fondamentalmente quattro grossi vantaggi. Uno, l'abbattimento delle sostanze organiche, ivi comprese le sostanze cancerogene, quelle che il 152 riporta in tabella A1 delle legate alla parte quinta. In generale, come dicevo, sono provenienti da sfiati, serbatoi di stoccaggio, manipolazione di sostanze liquide che contengono sostanze volatili organiche. Dalla loro parte hanno un'alta efficienza di rimozione e un'altissima possibilità di recupero. Attraverso il desorbimento si riesce a recuperare. Poi abbiamo una forte riduzione degli inquinanti inorganici nelle emissioni dei processi produttivi con una semplice manutenzione, semplicità di installazione del dispositivo di abbattimento e minimi effetti cross media, come dicevo prima, per quanto riguarda i sistemi di assorbimento e assorbimento. Il recupero del calore di combustione con generazione di vapore per quanto riguarda i sistemi di ossidazione, anche questo è un efficientamento energetico nell'industria che permette di diminuire l'utilizzo di combustibili e di conseguenza di inquinanti dovuti alla combustione, e poi un elevato rendimento termico con le operazioni di ossidazione recuperativa e rigenerativa, sempre per quanto riguarda ossidazione catalitica e termica. Ovviamente, come dicevo prima, ci sono delle procedure che stanno andando avanti di riesame delle autorizzazioni, anche a valle dei nuovi documenti sulle BAT che stanno pian piano uscendo dal calderone della Commissione Europea. E quindi l'applicazione delle partire da una base di applicazione delle BAT permette un più veloce efficace utilizzo di queste BAT all'interno degli impianti industriali, con una riduzione sempre più spinta, ovviamente nei limiti tecnici, degli impianti. Quello che ci si auspica è, oltre a questo, anche una ridefinizione di questi sistemi di abbattimento anche nella normativa nazionale, perché l'assenza di specifici riferimenti nella normativa nazionale dà luogo a molte interpretazioni, soprattutto crea una vacanza normativa che può essere talvolta anche pericolosa per alcuni impianti. Comunque, questo è il Made in Italy, cioè questo è quello che abbiamo in Italia in questo momento per questo problema dell'abbattimento dei gas end of pipe, cioè i gas di scarico da questi impianti. Va bene? Grazie.